Eccomi qua, stasera, oggi niente sigla. Arrivo ragazzi, un minuto sono da voi. Eccoci. Grazie per l'attesa, grazie per avermi atteso. Mi sentite? Datemi un check, va. Io nel frattempo levo un pochino le suonerie da questi telefoni, così non ci disturbano. Via uno e via due. Siete contenti? Io sì. Io sì. Oggi abbiamo il nostro appuntamento extra. E che sta andando tra l'altro in diretta su tre canali, su Fishing Evolution pagina, sul mio profilo e su YouTube. Saluto un po' di amici. Fatemi vedere, va. Allora. Tutto a posto, buon pomeriggio. Ciao Andrea, ciao Daniele. Ciao, ciao ragazzi. Do una letta qui ai commenti. Salutiamo anche Safecast in Tunisia. Ciao. Ciao a tutti, Andrea, siamo pronti. Adesso sono pronto anche io. Stavo finendo un po' di cose. Un po' di cose di marketing, eh. Stavo strutturando qualcosina di carino. Qua abbiamo che è successo? Sembra come se qualcosa. Ok. Si sta truccando con la pastura di sardette. Cioè, di tanta roba sta montando lo shock leader. Oggi farà grandi cose. No, oggi facciamo, l'ho detto, no? In apertura, in pubblicità. Questa mattina mi sono svegliato così. Ho detto: voglio fare un tutorial di un Munitrave, che è questo. Un Munitrave in acciaio morbido, ma comunque realizzato con cavetto d'acciaio da 70 libbre, potentissimo. E bello, molto bello, veramente carino. E allora ho detto, visto che la giornata è un po' così, un po' uggiosa, Wikipedia, ok Google, significato di uggiosa, ok, la giornata è così, e ho pensato di fare una diretta e che poi a fine diretta di farvi vedere con pinzette, acciaio e accendino alla mano come realizzare questo Munitrave e poi di lasciarvi anche il link per l'acquisto del kit se volete prenderlo, perché l'ho appena caricato sul sito. Ma adesso ci facciamo la nostra oretta di chiacchiere, se vi va. Che mi dite voi? Vi va di chiacchierare un po'? Ciao Andrea, ma ste magliette, questa qua, Fishing, c'è? Sta sul sito. Vuoi il link? Vuoi il link? Davvero? Sicuro? Trovando. Allora, t-shirt, si chiama T-shirt Tech. Ta-ta-ta-tan. Eccola. Ah, perché sono spente, bisogna accenderle. Bisogna accenderle. Fatemi mandare un messaggio ai ragazzi. Ok. Ricordarsi di inventariare queste domani. Grazie. Allora, intanto ti metto il link, poi domani saranno disponibili anche con le varie. Oggi funziona bene questo mouse. Con le varie disponibilità. Fabio. Walter, Michele, Paolo Pagliarini, salve Andrea, salve, 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 salve. Parliamo un po'.
Parliamo? Che famo? Che famo? Ciao Stefi! Stefania oggi è andata ad illuminare le spiagge, visto che c'era poco sole. Va giù, apre gli occhi ed illumina. Allora, Michele. Ciao Danilo, grandissimo champion. World champion. Ciao Dani. Mediterraneo, del regime, ma non abbiamo offerte sull'Android? No, sono finite, sono rimaste 8. Che offerte? Magari ad averne. Poi un giorno vi racconterò. Basta. La potenza di questa cosa che il programma sta andando live su tre canali lo rallenta un pochino, però comunque iniziamo con le domande. Io levo questo banner qui sopra me che mi copre un po' la testa, lo levo. Bonjour, bonjour. Questo è il nostro cliente carissimo che posta sempre bellissime foto di Avo Tripod e di Top Box. Allora, alziamo poco poco qua, che almeno per far vedere Fishing Evolution. Mettiamolo in piano. Ciao Antonio. Marco Bonucci, ok. Oh, prima domanda. Si parte, ragazzi. Sarà una bellissima domenica. Elia, ciao Andrea. Potremmo fare una differenza tra esche estive e esche invernali? Quali sono? Puoi farmi un accenno anche sulle esche bianche? Allora, le esche estive, le esche si scelgono in relazione alla preda in cui che andremo a predare, appunto. E le esche estive sono esche che si rivolgono soprattutto a pesci estivi, pesci primavera, estate. Quindi, se dovessimo partire da maggio, io ti inizierei a fare un elenco che potrebbe essere la lecciastella, la mormora, l'occhiata, il sughero, l'aguglia. E mi fermerei semplicemente all'utilizzo del coreano e dell'arenicola, che sono già due esche sufficientissime per pescare. Poi andiamo ad aggiungere al pesce regina, andiamo ad aggiungere la regina dei pesci estiva, che è l'orata, e lì potremo aggiungere anche il bibbi con l'americano, e in alcuni casi dove in natura l'orata lo trova, il granchietto, se sta in zona dove ci trova granchi, o la cozza, se è in zona, se vuoi insidiare le orate nelle zone dove ci sono le cozze. Ti faccio un esempio: dietro Fiumicino prendono le cozzette dai scogli e pescano lì sotto gli scogli perché l'orata è abituata a mangiarle. È ovvio che se tu vai a pescare con una cozza in un posto dove cozze non ci sono, l'orata è lì, è abituata a trovare in natura altre cose e mangia altre cose. Quindi utilizzare d'estate vermi come arenicola e coreano per ciò che riguarda agrofulatori, pesci di galla. L'americano e il bibi lo andiamo ad integrare per fare le orate. E poi, come esche alternative, abbiamo la cozza ed il granchietto, quello di sabbia, lì dove in natura i pesci come l'orata trovano queste esche. D'inverno utilizziamo le stesse esche, sempre in relazione al tipo di pescata che andiamo a fare. Quindi potremo comunque andare d'inverno a mormore, perché tanto la mormora la trovi fino a tutto novembre e anche dicembre, per come si sono spostate adesso le stagioni e la temperatura. Però se poi la tua pesca è una pesca estrema, a pesce, a predatore, a mareggiata, allora lì si va col vivo, si va col cefalo, si va con la seppia, l'esca bianca, si va con altri tipi di eschi che vanno ad essere rapportate agli inneschi, agli ami, al predatore. La spigola pescata in scaduta al mare mosso non la facciamo con la Model 10, quindi anche lì poi andremo a rapportare l'esca grande, voluminosa, bianca di giorno,
abbinata anche alla grandezza dell'amo. L'altra esca che si utilizza d'estate, ovviamente al vivo, che è un'alternativa per pescare d'estate i pesci serra o le lecce amia in qualche caso, ma 9 su 10 sono serra. E quella è una pesca a parte, è una pesca che si fa col vivo, è una pesca che si fa teleferica, è una pesca che si fa proprio con il cefalo vivo, innescando la guglia viva, la lecciastella viva, quindi peschi per poi rinnescare pesce piccolo, no? Pesce grande mangia pesce piccolo. Andiamo? Andiamo? Oggi dovete darmi un po' di pazienza perché i commenti arrivano praticamente da profilo, da pagina e da YouTube. E quindi è un po' lento. Oggi per la prima volta sto sperimentando la trasmissione in diretta su tre canali, sul mio profilo personale, sulla pagina Facebook e su YouTube. Quindi sta inviando su tre piattaforme. Inviando su tre piattaforme, qui vedo che i commenti si sono proprio belli che bloccati. Vediamo un po' se riusciamo o se devo leggerli da. No, però se da qui non li leggo perché da qui li vedo praticamente solamente quelli di Facebook. Ah, ogni tanto si sblocca. Tutto a posto, Lia? Sono stato abbastanza esaustivo? Allora, Francesco Sardo, io questa domanda, sai dove te la rilancio? Te la rilancio a Paolo Fiorenzano, che è praticamente forse il miglior docente sui lanci tecnici con il quale io collaboro, ma è proprio il miglior docente, non è quello con il quale, è proprio il migliore in assoluto. E ti metto qua adesso la sua pagina Facebook, che si chiama Fiorenzano Academy. Fiorenzano, eccola qua. Adesso Paolo Fiorenzano Academy e sta praticamente pubblicando ogni giorno video e contenuti sul lancio. Lui, tra l'altro, aspettate un attimo, che adesso vi faccio pure vedere la sua pagina, è questa. Eccola qua. Ecco, guardate quanti video. Tutti i video pubblicati da Paolo. E lui è specializzato, tutti i video, lui è specializzato solamente sul lancio tecnico da applicare al surfcasting. È il numero uno. E vi svelo anche un'altra cosa su Paolo. Lui sarà il docente che si prenderà cura del capitolo lanci nel videocorso che uscirà tra 2 o 3 settimane sul surfcasting per chi inizia da zero. E quindi c'è tutto, c'è dalla A alla Z, compreso anche tutto il materiale, perché c'è un videocorso che si acquista insieme a tutto il materiale per iniziare. E è un videocorso dove io garantisco che arrivato al 60° video, finiti tutti, sarai in grado di andare a pesca senza aver speso un euro in più, perché per andare a pesca poi tanti fanno le cavolate, si fanno vendere cose che poi non vanno bene, perdono del tempo, devono andare a pesca con altri pescatori perché se no non capiscono, perdono 2, 3, 4, 5, 6 anni per imparare a pescare. Qui impari a pescare dopo aver visto il 60° video, dalla A alla Z, e nell'ultimo capitolo c'è i lanci, come approcciare i lanci da surfcasting, e lui sarà il docente che si occuperà di questo capitolo. Ma quanta roba, quanta roba, quanta roba che sto mettendo. Quanta roba, quanta roba, quanta roba, quanta roba che sto mettendo. Ma quanto spingo, ragazzi, ma quanto spingo, ma quanto spingo. Ciao Andrea. In base a che cosa si sceglie?
In base a che cosa si sceglie di usare una girella o un'asola su un trave da surfcasting? Tu cosa consigli di usare come capocorda? Una girella o un'asola? E perché? Questa è una bellissima domanda perché io utilizzo sia la girella che l'asola. Io utilizzo la girella quando mi trovo a pescare con travi molto grandi, di un diametro 50, un diametro abbastanza sostenuto, e utilizzo invece l'asola quando pesco con travi molto leggeri, e quindi la distanza di lancio non è elevata e quindi il recupero non è lungo, che deve scaricare molte torsioni, e vado a utilizzare però in fondo piombi con girella, in modo che almeno il piombo mi scarica. L'asola a volte la utilizzo anche incollata, con le perline calibrate, funziona benissimo, benissimo ed è pulitissima. La girella ha i suoi vantaggi perché è pratica, l'asola a volte si schiaccia, è pratica, l'agganci, chiudi e lanci. Qualche trave, per esempio, lo faccio anche quando sottoutilizzo il piombo con girella. Metto la girella capocorda sopra, sotto non metto l'attacco rapido per il piombo, ma faccio un'asola lunga e inserisco il piombo a bocca di lupo, però utilizzo un piombo con girella perché eliminando sotto la girella con moschettone, vado ad utilizzare il piombo con girella e quindi lo metto a bocca di lupo all'interno dell'occhiello della girella del piombo. La scelta invece asola girella, diciamo che è abbastanza soggettiva. È più che soggettiva, ma largo. È più che soggettiva. E però ti ripeto, un lancio aggressivo preferisco la girella, mi dà più sicurezza. Un beach legging, un incollato, un travetto molto leggero, con poca ferramenta, una solina fatta bene, con un tubicino incollato leggerissimo è spettacolare, è proprio il massimo dell'invisibilità e della leggerezza. Ok. Rosario, dimmi se sono stato esaustivo anche per te. Elia, già ti ho risposto. Su YouTube la diretta si vede benissimo. Grazie per il feedback. Ragazzi, voi fatemi sapere, eh? Ancora non ho avuto il tempo di acquistare da te, ma sei il numero uno. Grazie, Catello. Io ti ringrazio perché tanto chi mi conosce sa benissimo che io do più importanza a queste cose che a chi acquista. Cioè, acquisti sì, nel momento in cui acquisti sei il mio cliente che sta acquistando e quindi farò del tutto per lasciarti soddisfatto. Però a me è già sufficiente così, perché di base il mio marketing di base si basa appunto su questo, sul dare, sull'insegnare, sul poter creare contenuti e poter posizionarmi in questo modo. E quindi già questo, secondo me, è un grandissimo elogio e ti ringrazio. Michele, ciao Andrea, puoi fare un tutorial su come imbobinare il mulinello a surf, evitando che al lancio si formi spirali? Di solito si incassa sul porta Starlight. Allora, ascolta, Michele, innanzitutto io ti consiglio di non lanciare con il porta Starlight. Ecco, partiamo da questo. Lo so, è una bella rottura di scatole, è una palla ogni volta abbassare la canna, agganciare il porta Starlight e poi ritirarla su e poi riabbassarla, ma comunemente io non consiglio mai di tenere il porta Starlight sulla canna fisso, levarlo e inserirlo, levarlo, toglierlo e inserirlo ogni volta. Per quanto riguarda l'imbobinamento, aspetti tutte, aspettate, 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 aspettate. Ora torniamo subito. L'avete sentito questo beep? Finisco a rispondere a questa domanda. Copia. Finisco a rispondere a questa domanda e oggi vi dico che praticamente, oltre alla sorpresa che avremo negli ultimi 15 minuti in cui ci faremo questo video tutorial, ce n'è una adesso che non era programmata. Era il beep che avete sentito. Allora, dicevo, non lanciare con il porta Starlight.
il porta Starlight andrebbe tolto. Però eventualmente, se non vuoi togliere il porta Starlight, devi fare attenzione innanzitutto a tenere il porta Starlight più vicino possibile a uno dei due anelli della canna. Ora, se hai una canna a tre pezzi come questa, una canna a tre sezioni come questa, da un anello a un altro il filo passa 10 centimetri. Se hai una canna con vetta e scorrevoli, da un anello a un altro hai 20-25 centimetri. Nella parte curva il filo può comunque andare ad accavallarsi. Con un'anellatura ristretta il filo non ce la fa ad accavallarsi e quindi metteremo il porta Starlight. Ma non tenere il porta Starlight qui, al centro. Lo devi tenere sempre a ridosso dell'anello, o tutto su o tutto giù, o tutto su o tutto giù. Stessa cosa per la canna da con gli anelli scorrevoli, quindi possibilmente più in punta possibile. Se lo lasci al centro hai più possibilità che il filo te lo vada ad agganciare. Secondo, ti spiego un'altra cosa. Imbobinare il molinello è semplice. Farò un tutorial, non sei il primo che me lo chiede. Un attimo, fatemi vedere. Ok, non sei il primo che me lo chiede, quindi lo farò un tutorial, ma il tutorial su come imbobinare il molinello sta anche all'interno del corso di pesca che sto pubblicando nel capitolo molinello, dove spiego come si apre, come si chiude, come si lava, come si mantiene, come si sistema, come si imbobina, a cosa serve la frizione, l'antiritorno, l'archetto, come va tenuto, tutto. Ogni capitolo spiego tutto nel minimo dettaglio, e io ogni volta che registravo un video pensavo che davanti avevo mio figlio di 10 anni, e quindi parlavo a lui. Ciò vuol dire che chiunque guardi quei video alla fine ha imparato, punto. Non è possibile non imparare, tant'è vero che in questo corso ci sarà anche una garanzia che se non hai imparato ad andare a pescare ti verrà risarcito l'importo del materiale, che ovviamente dovrai restituire. Ma vabbè, ne parliamo di quello, tanto ci sarà il lancio tra poco. Se ingroigli, se impicci con porta Starlight, innanzitutto rischi di spezzare la vetta, di romperla proprio, quindi toglilo il porta Starlight. Però l'imbobinamento va fatto innanzitutto tenendo il filo in tiro, e puoi farlo semplicemente prendendo un secchio di quelli per lavare per terra, lo riempi con dell'acqua per metà, non fino al bordo, tanta acqua così, ci butti dentro la bobina, la fai passare all'interno dell'anello più vicino alla canna da pesca, con una mano ti metti qui, l'anello passa, fatemi vedere dove mi metto, fai passare il filo tra i polpastrelli e cominci a imbobinare. Più è avanti la mano e meglio è, perché da qui al molinello il filo deve comunque entrare, altrimenti andiamo a strozzare anche il cono d'entrata del filo. Il secchio con l'acqua fa sì che l'acqua innanzitutto fa uscire dalla bobina il filo nel modo naturale in come è stato imbobinato, entra negli anelli bagnato e quindi non si scalda nell'anello quando viene imbobinato, ma soprattutto l'acqua fa da trazione, come qualcuno che ti tiene la bobina, ci pensa l'acqua. L'ultima cosa che dovrai fare dopo che hai imbobinato il molinello è passare lo straccio per terra, perché quella bobina in acqua che gira praticamente per terra ti farà un pantano, quindi o ti metti all'aperto o dopo passi il mocio. Ma il consiglio numero uno rimane sempre: togli, se il problema è il porta Starlight, toglilo e mettilo ad ogni lancio. Se il problema è invece il filo lento, la bobina, il filo nella spira, la spira lenta nella bobina, imbobina il molinello con il filo in tiro, metti il filo nel secchio d'acqua. Però puoi anche imbobinarlo bene il molinello, no? Se poi al lancio successivo tu lanci, e quando succede che tu lanci il piombo arriva in acqua, scende, che succede? Il filo esce con una velocità, no? Portato via dal piombo. Il piombo impatta in acqua, ma c'è del filo che sta continuando a uscire, per inerzia, ovvio, no? Solo che il piombo si è rallentato. E quindi quando il piombo arriva in acqua e tu chiudi l'archetto, hai una parte di filo che è sempre molto lenta, e devi sempre fare attenzione che quella parte di filo molto lenta, dopo che il piombo arriva in acqua e tu metti in tiro la canna, ecco, in quella fase, da quando il piombo arriva in acqua a quando tu metti in tiro la canna, quella porzione di filo tu devi andare a recuperarla tenendola in tiro con i polpastrelli, perché vai a mettere sul molinello quelle 5-6 spire di filo lento che sul lancio successivo ti possono creare il groviglio. Chiaro, Michele? Sono stato abbastanza esaustivo?
Fatemi vedere un po' chi c'è. No, guarda, basta che clicchi sul link che ti ho mandato qua sopra. Pam. Andiamo avanti. Ciao Pietro. Ciao Andrea, puoi mostrarci tramite schema alcune montature da porto, magari specificando tutti gli accessori utili? Guarda, Fabio. Questa è una domanda che porta via veramente una diretta intera. Una diretta intera. Quindi io ti direi, montature da porto, innanzitutto dovresti essere più specifico. Come vuoi pescare il porto? Col galleggiante, col piombo o col pasturatore? Se vuoi pescare... Ah, vedete, guarda chi c'è qua sotto, Paolo Fiorenzano. Se vuoi pescare con... Il piombo, montatura da porto, è una montatura normale, però generalmente la montatura da porto è una pesca a fondo leggera, una sorta di leggering. Non è una pesca che necessita la distanza e quindi ti puoi avvalere di accessori come l'antitangle, l'antigrovigli, tutte quelle cose che da spiaggia generalmente ti fanno perdere il lancio perché non sono aerodinamiche, ma a noi della aerodinamicità. Ti vedo, mi senti? Perfetto. A noi della aerodinamicità nel porto non ce ne fotte nulla perché comunemente nel porto si pesca a lancetto, anzi a distanza di fionda, di pastura, e allora lì puoi anche avvalerti tranquillamente di tutte quelle bella, di tutte quelle quegli accessori che si utilizzano nel feeder. Infatti, le montature da porto più utilizzate sono appunto molto simili a quelle utilizzate nel feeder, tant'è vero che è una sorta di beach leggering con sia con pasturatore che con piombettino, antitangle e cazzetti vari. Mi fermo qua perché altrimenti servirebbe veramente una diretta intera per fare gli schemini, ma magari ne farò qualche video. Io adesso faccio entrare un ospite che non sapevo neanche che ci stesse seguendo. Che ha una polo bellissima e adesso ve lo presento perché ne abbiamo parlato veramente poco tempo fa, pochi minuti fa, ma soprattutto arriva proprio a Ciccio. Arriva. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Sempre io, Paolo Fiorenzano, specialista per tutti i lanci riguardanti l'affascinante mondo dei ragazzi dal Costa Rica. Eccolo! 46, mi sveglio, caffè, Eh? YouTube, Costantino in diretta e io non posso far meno di salutare lei e a tutti voi. Ciao ragazzi. Come stai? pensare, cioè noi abbiamo, ragazzi, Paolo è in Costa Rica. Da quant'è che sei in Costa Rica? 4 di dicembre. Porco. Tra poco festeggi l'anniversario. Allora Andrea, ora sì, sto parlando spagnolo. Ora, dai. Para serte entender quanto tempo che sto qui, puoi parlare tranquillamente in spagnolo, parlo todos los días. Spettacolo. Andrea ti verrà a trovare se non torni in Italia, però, te lo dice. Sono rientro giovedì ho il volo. Finalmente riesco a rientrare perché diciamo ragazzi, io apro una parentesi, sono qui con un progetto diverso. Io dovevo ritornare a inizi di maggio, così. Poi venne il Covid e qui siccome abbiamo il Nicaragua vicino che aveva un disastro, hanno chiuso le frontiere, hanno chiuso gli aeroporti. E io sono rimasto, tra virgolette, bloccato qui in Costa Rica. E ecco, adesso sono 10 giorni che hanno riaperto gli aeroporti, c'è un volo a settimana per l'Europa, sto per tornare, insomma. Bene, pensate che durante la quarantena, no, quando c'è stato lo scoppio delle dirette live, tutti in diretta, tutti a fare dirette.
con Paolo che ho fatto, che c'è stato quel periodo in cui, non so se, cioè, tanto qui mi seguono tutti, quel periodo in cui ogni venerdì avevo un ospite del Surfcasting. Con Paolo abbiamo provato più volte a organizzare, però per problemi d'orario, di fuso orario e cavoli vari, alla fine non siamo mai riusciti. Oggi così, dal nulla, semplicemente da una diretta che io non avevo in programma, perché non le faccio mai di domenica e lui non so neanche dove stava, eccolo qua, hai visto? Poi a volte le cose capitano così. Sì, è vero, Andrea. Allora, dove ero io era una località altamente turistica, che è Playa Samara, che consiglio a tante persone, a tutti. Ovviamente, insomma, la connessione internet non era quella che c'è qui a San José. Io adesso mi trovo a San José, alla capitale, e ovviamente se parliamo, io sono in Costa Rica e tu a Roma in tempo reale, senza problemi, vuol dire che qui la connessione è di un altro livello. Da era, oggi c'è, domani vediamo. Si sente e si vede benissimo oggi, però. Si sente e si vede benissimo. Allora, prima ci hanno fatto una domanda, infatti poi ho messo anche il tuo link, anzi vuoi parlare un attimino della tua Academy? Perché comunque il lancio applicato al surfcasting è qualcosa che interessa poi tutti i follower anche di Fishing Evolution, sì. E ho spoilerato anche un pochino che del videocorso che sta uscendo, nel quale poi ci sarà la sezione lanci, approcci lanci, dove tu sarai il docente. Ho dato un piccolo spoiler. E prima abbiamo ricevuto una sorta di domanda sui lanci per approcciare al surfcasting. Ce ne vuoi parlare? Sì. Cioè, la domanda è questa: i lanci per approcciare il surfcasting? Sì, la sto ricercando, non so se tu l'hai letta. No, perché no, sinceramente mi è sfuggita. Allora, una domanda che mi hanno fatto prima, che era... Mentre cerco, ti rubo un paio di minuti. Vai, bravo, parlaci della tua Academy. Ok, che cos'è il progetto Paolo Fiorenzano Academy? È un progetto che, scusate il gioco di parole, che nasce senza progetto. Il progetto Paolo Fiorenzano Academy cresce da solo quando inizio a fare i corsi e mi rendo conto che insegnare lancio è molto più difficile di vincere un campionato italiano long casting, perché essere un campione non significa sapere insegnare. L'obiettivo dell'Accademia è quello di convertire, tradurre in parole comprensibili per tutti voi, ragazzi, per tutti voi, quello che c'è in 25 anni di studio per il lancio del surfcasting, ragazzi. La parola chiave, il tag, è surfcasting. Non è da confondere da long casting, perché molti mi conoscono come campione italiano di long casting. E pensano che quello che io insegno è quel lancio brutale, quello che vedete che si fa sulle pedane. Io insegno perché, oltre ad essere un caster, ragazzi, sono un buon surfista e pesco molto spesso in oceano, pesco, insomma, mi do da fare in giro per il mondo, e vi assicuro che io conosco benissimo quali sono le differenze tra un lancio un lancio che serve per fare solamente la distanza, quindi in pedana con venti a favore, col terreno duro, senza impedimenti, e un lancio fatto su una spiaggia con venti laterali, un maltempo, un escapesante, gli arbusti sulla spiaggia, una spiaggia inclinata, una lenza piccolina, una canna flessibile, ragazzi. La sabbia che affonda. Sì, il tipo di piombo. Ragazzi, saper lanciare in ambiente surfcasting, saper lanciare veramente, io vi assicuro che il livello tecnico di un buon surfista, di un buon surfcaster, alcune volte è superiore a tante persone che si approcciano al mondo dello casting, perché l'obiettivo unico dello casting è metri, quindi canna dura, tanta violenza, e a volte la tecnica viene un po' trascurata. Mentre la chiave di volta della Paolo Fiorenzano Academy è che è bello saper lanciare con canna flessibile, quindi adatta a recuperare un combattimento di un pesce, e non sfondare l'esca. Attenzione, noi dobbiamo pescare, quindi immaginatevi
tirare lontano, non stancarvi e non sfondare l'esca. Quindi non sfondare l'esca vuol dire non rovinarla, non... e portare il vostro terminale sul fondo come lo avete innescato. Immaginate sulla distanza che voi desiderate, immaginate che differenza, ragazzi, senza stancarvi, senza... E cioè, non c'è... Saper lanciare non c'è una cosa negativa, insomma. Qualche consiglio sul lancio a surf? Dicevi, qualche consiglio sui lanci a surf? Che poi in realtà questa è una domanda molto generica che si avvicina, però si, va, si andrà ad agganciare... Pura vita. Pura vita. Si andrà ad agganciare poi a, a, ai, video, ai video che farai per Fishing Evolution, per il corso, perché sono domande da... classiche domande per chi sta approcciando, per chi sta iniziando, ecco. Qualche consiglio sui lanci a surf. Allora, devo dedurre che qual è praticamente da questa domanda, cioè, qualche consiglio potrebbe essere inteso come qualche errore da correggere o qual è il lancio migliore, più facile da fare, insomma, che prende più. Allora, risponderò ad ambedue le versioni. Vai. Qual è il lancio migliore da portare a surf casting sulle nostre spiagge italiane? Secondo me, ragazzi, è il side, da non confondere con la bovecast, perché la bovecast è il lancio quello dietro la testa, sulla testa, fatto così, e, ed è il lancio che trova immediatamente, cioè la bovecast è il lancio che trova immediatamente il suo limite strutturale, metricamente parlando, perché con la bovecast più di tanto non si può fare, e la bovecast, la distanza della bovecast è direttamente proporzionale alla sola e unica forza e velocità del lanciatore. Mentre nel sidecast, che è un lancio dove è prevista una, un minimo di rotazione, ok, quindi è rotazione, chiusura, entrano in gioco dei fattori diversi fisico-dinamici del piombo, e la distanza è data dalla tecnica del lanciatore più la forza e la velocità, quindi c'è un fattore moltiplicatore in più, mentre nel above cast da sommare avete solo forza per velocità, nel side cast avete forza per velocità per tecnica. Quindi, ragazzi, soltanto cioè, vi fa capire già che si entra in un mondo dove si richiede meno forza, avendo il moltiplicatore della tecnica, si fanno più metri con meno forza, quello che aumenta è la tecnica. E quello, il consiglio che io do su tutti i miei video, che a volte mi rendo conto che posso anche diventare rompiscatole, è che l'obiettivo non è la distanza, l'obiettivo è la tecnica, la distanza è solo una conseguenza. Cioè, se uno è tecnico, va lontano per forza, non ci sono scappatoie. Comunque, ho visto che stai pubblicando tantissimi video. Sì. Uno al giorno, credo. Sì, uno quando posso, insomma. Hai creato tantissimi contenuti e stai facendo veramente, stai portando avanti veramente una rubrica che mancava in questo panorama. Quindi continua così. Detto da un youtuber come te, insomma, grazie. Continua così perché è ciò che mancava. Va a completare il cerchio degli appassionati, di ciò che guardano gli appassionati del surf. Era Francesco Sardo, qualche consiglio, perché questa era due risposte. Qualche consiglio sul lancio. Ti è riferita la domanda di Francesco Sardo? Leggo bene, Francesco Sardo. Sei riferita a qualche consiglio per migliorare il lancio? Oppure, perché ti dico, tanti mi mandano il video. Ho qualche errore da correggere, poi vedo il video e al 99% dei casi non è da correggere, è da fare un reset. Perché, ragazzi, con tutto il cuore vi chiedo scusa, il 99% degli italiani, il 98% e il 95% dei ragazzi che pescano a surf casting in Italia sono convinti di saper lanciare, ma in realtà non è così. Cioè, il mio intervento è, non è qualche errore da correggere, io vi faccio vedere che il lancio è un'altra cosa. Quindi qualche errore da correggere, per esempio il sinistro, il destro. Se io dico, è ovvio che devi tirare il sinistro, però se sbagli tutta la manovra di rotazione e di chiusura, è inutile correggere il sinistro. Ci sono degli errori più gravi a priori.
alcune volte alcuni ragazzi mi mandano dei video del ground, in realtà mettono la canna, perché mettersi a ground, cioè vuol dire ground con la canna a 270 gradi rispetto alla linea di tiro, cioè se io devo tirare verso di voi, ho la canna così e faccio questo giro. Però molti che fanno, qual è l'errore più grave del ground? Mettere la canna a 270 gradi, fare qualche poco di rotazione e già sollevarla alla punta della terra. E poi tagliare. E lì è inutile mettersi a ground, non stai facendo il ground, stai facendo un non lancio. Allora, siccome è più complesso il ground, c'è bisogno di allenamento, di requisito tecnico maggiore, non vi mettete a ground, mettetevi a un side, che è più facile da controllare, c'è meno bisogno di torsione, e il risultato è che fate più metri, facendo un lancio che voi pensavate meno potente. È vero, confermo, sì. Ma perché ci sono tantissimi improvvisati che arrivano al ground saltando, passando direttamente, saltando il via, cioè non passano né per la bob né per il side, e vanno diretti, poi vanno con i tutorial, approcciano, però come dici tu, piazzano la canna in ground, ma poi lanciano... Dice, io faccio il ground, la canna a tre quarti di giro, la canna gira, quindi faccio il ground. Ragazzi, io al ground ho dedicato una vita. Io nel 2005 ero una persona che in pedana ha sfiorato i 250 metri nel 2005, i 250 metri col 35 in bobina. Quindi io sono uno che di ground ne sa veramente, mi permetto di dire che sono i groundisti d'Italia. Quindi attenzione ragazzi, il ground è un'altra cosa. Per fare il ground bisogna saper fare il side, per fare il side bisogna saper chiudere. È tutta un'evoluzione, ragazzi. È tutta un'evolution. Camminiamo e poi corriamo. Ci alziamo in piedi, camminiamo e corriamo. Esatto. Va bene. Apa, è stata una bellissima sorpresa. Continui a seguirci? Tanto io vado avanti un'altra mezz'ora, perché ho iniziato tardi, altri 45 minuti, poi gli ultimi 20 minuti faccio un tutorial. Guarda, Andrea, io devo lasciare perché qui ho degli impegni della domenica, no? E vi seguirò forse su... Dai! Sulle cose. Ti ringrazio di questa ospedalità e saluto tutti quanti, ragazzi. Grazie a te. Ci salutiamo di persona. Sto per aprire le liste dei corsi, quindi per chi fosse interessato a un corso... Lancio arriva a Roma e facciamo subito il punto della situazione e piazziamo queste due date pure per Fishing Evolution, anche perché in una di queste due date poi registreremo i mini video anche del vediamo dai, fammi arrivare a Roma. Va bene, ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao Paolo, grazie ciao. Mille ciao ciao ciao, ciao. Grande, così dal nulla. Francesco, Paolo ti ha risposto. Allora, io ringrazio Paolo, non me l'aspettavo, niente di organizzato, sono stato veramente contento. Allora, andiamo a vedere. Qui abbiamo Riccardo Checa. Ciao Andrea, per insidiare l'orate, zona cancelli, Ostia, che tipo di montatura mi consigli? Ti consiglio arenicola, ti consiglio il granchietto, e mini trave con un paio di metri di terminale abbastanza lungo, un amo adeguato all'innesco, quindi un back, e filo fluorocarbon che può variare da un 20 a un 25 all'incirca. Antonio Puma, ho visto che stai realizzando delle mini travi morbide. Sì, questo qua, con il cavetto d'acciaio, 70 lisbe. Vorresti dirmi in quale occasione è meglio utilizzare un mini trave morbido invece che rigido? Quali sono i pro? Grazie.
ma diciamo che non c'è un grandissimo pro, è un'alternativa al minitrave rigido. Questo è fatto con la bacchetta d'acciaio, questo è fatto con il con l'acciaio morbido. In qualche caso forse è anche migliore a livello di sgroviglio se si pesca su fondale un po' misto. E, però in realtà ti devo dire, sono tutti e due accessori per pescare con un bracciolo e da spinta, da lunga distanza, quindi piombo sotto, braccio laterale e si spinge. L'idea è quella di mettere in commercio un'alternativa. Poi, e come gran parte delle volte succede nella pesca, la scelta diventerà soggettiva. A te piace più la bacchetta d'acciaio, c'è a chi piace il cavetto morbido, però sempre comunque in acciaio da 70 libbre, e avremo sia uno che l'altro. L'obiettivo è un bracciolo, piombo, menare, distanza. Non sono accessori da beach ledgering. Ho acquistato una canna Giuseppe Corso, no, qua non so risponderti, su canne Munielli che non tratto e non lavoro. Walter, ma perché quando pesco con Paternoster con mare formato in garbuglio sempre il terminale? 0,25-30? Un metro trave... 0,25-30? Metro trave 1,70? Ma dipende. Io a questa risposta ho dato svariate risposte in più di qualche diretta e il diametro magari va anche bene per il mare formato. Però se poi il bracciolo ti si ingroviglia perché hai alghe in sospensione o hai roba in acqua che ti portano ad ingrovigliare, è difficile continuare a pescare. Se si ingroviglia invece perché magari quando fai il nodo sulla girella ti si arricciano i primi 2-3 centimetri e allora da lì ti parte il groviglio, o ti si ingroviglia perché la corrente del mare è frontale, non è laterale, allora magari potresti lanciare leggermente in diagonale, non davanti, ti si potrebbe ingrovigliare perché lanci, perché è proprio la partenza, è proprio il lancio che è sbagliato in partenza, o ti si potrebbe ingrovigliare in fase di recupero. Con un mare formato le prove che devi fare sono queste. Il diametro va bene, 25-30, ci stiamo. Mini trave, trave 1,70 m, penso starai utilizzando almeno un 50, perché se peschiamo a mare formato con un bracciolo del 25 sarà almeno un 50, va bene. La girella ruota, non è chiusa tra due perline, ha libertà di movimento, devi andare a cercare, devi andare a fare tutti i check. Io adesso in questa diretta non li faccio i check, perché se vai in questa mia pagina sotto trovi tutti i vari video in cui ho parlato di questa cosa, e c'è una sorta di checklist che devi andare a controllare quando ingrovigli. Potrebbe essere tutto, dovrei essere lì a fianco a te e dirti: va, secondo me dovresti correggere questa cosa, o guarda che lì non hai libertà, oppure la guarda e la girella non ruota bene. Magari uno dà per scontato che la girella utilizzata 4 volte ancora funziona, magari non ruota, magari veramente è una cazzata, una piccolezza che però ti crea un groviglio. Innanzitutto vai, fai la checklist di queste cose, poi aumenta leggermente il diametro e poi inizia a ridurre anche la lunghezza dei braccioli. Vedi se ti si ingroviglia sempre quello superiore o quello inferiore, vedi se ti si ingrovigliano tutte e due. Dopo di ciò devi capire se il groviglio è dipeso dal trave vero e proprio, come l'hai fatto, o se perché in acqua hai alghe in sospensione o altre cose che là è difficilmente andare, difficile cercare di stare in pesca in alcune situazioni, però a volte ci si sta per poco tempo, magari hai il trave in acqua per troppo tempo, in fase di mare formato devi accorciare i tempi tra recupero e lancio. Sono tante, è una checklist lunga da controllare, man mano ti metti lì, te le controlli tutte e vedi che prima o poi troverai l'assetto giusto. Possiamo anche riparlarne, o magari, che ne so, quando sei a mare mi fai un video, mi fai una foto, mi dici: vediamo un attimino sto trave. Dario Jim, ho visto in un video, ho sentito parlare
che il cannolicchio al Tirreno meglio con guscio e dall'altra parte Adriatica senza guscio. Tu sai il motivo? Allora, io non so il motivo, però facendo un ragionamento su Adriatico e Tirreno, posso dirti che sull'Adriatico la specie ittica che si va a pescare è la mormora, oppure si pesca a galla. E quindi, essendo che in Adriatico la pesca che si fa comunemente è alla mormora, e se l'esca che sto utilizzando è un cannolicchio, sarei uno scemo ad innescare un cannolicchio o un guscio. In Tirreno, invece, nostro bel Tirreno, le orate si fanno. E quindi, se volessi andare a pescare a mormore, magari andrei con arenicola, però se volessi andare a pescare, a selezionare pesci e non farmi cagare, rompere le scatole da mormore e altri pescetti che mi vanno sempre lì a finire l'esca, magari posso innescare esche con guscio che sono più selettive. E allora vado ad utilizzare cozze o cannolicchio con tutto il guscio, che non mangiano, ma quando mangiano so che è orata. Questo è il ragionamento che io farei. Volevo chiederti, ah, eccola, questa è un'altra bella domanda. Dario, sono stato esaustivo. Io ho fatto un ragionamento basandomi sulle specie ittiche che si insediano nel Tirreno e nell'Adriatico. Volevo chiederti, hai fatto vedere le perline kicker? Ragazzi, oggi mi avete scritto per le perline kicker, che sono una figata, quelle che ho montato l'altro giorno, che ho detto che le avrei inserite sul sito, ma non ho fatto in tempo, ho dato priorità al mini travetto che ci vedremo tra poco. Le farò, dopo la diretta le troverete. Paolo dice, rispetto alla... non hanno un handicap che praticamente rispetto alla girella, la kicker ruota solamente attorno al trave, ma non ruota su se stessa. La girella ha doppio snodo, ha doppia rotazione. Quella che ruota attorno al trave, che è la rotazione più importante, è quella che evita l'ingarbugliamento del bracciolo. E poi la rotazione su se stessa, questa. È vero, hai ragione. Però adesso, Paolo, ti dico una cosa che forse tu non sai. In gran parte dei casi, quando si pesca a galla con un flotterino, con una pagliette di quelle che devono vibrare e fare molta luce, molti pescatori professionisti preferiscono utilizzare il vecchio impianto perlina, perlina, perlina. Perlina, 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 voi forse non lo sapete, ci farò un video. Perlina, perlina, perlina sarebbe utilizzare una perlina, adesso mi avvicino. Una perlina e una perlina un po' più grande al centro, sempre quelle di vetro, due incollate, una al centro, e il filo qui lo passano, mentre così usano una perlina leggermente più grande, vedete, rimane spazio, e quindi l'altro bracciolo lo vanno a legare all'interno dello spazio che rimane e parte. Perché? Perché in fase di recupero, qua sto dicendo una cosa molto 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 furba. In fase di recupero con braccioli lunghi per pesca di galla, dove in punta avete cose che devono muoversi, flottare o brillare, un recupero lento fa sì che l'esca faccia caricare il bracciolo su se stesso. È vero, non c'è snodo, ma quel carico del bracciolo che prende su se stesso, quindi una sorta di attorcigliamento fatto da un piccolo recupero, nel momento in cui ti rifermi col piombo, tende a rigirarsi, a riscaricarsi, e quindi fa più movimento, lascia più movimento l'esca, lascia più movimento qualunque cosa che ci metti in punta che vibra. Quindi non è detto che il bracciolo che non snoda su se stesso debba essere sempre peggiore in acqua e in assetto del bracciolo che snoda. A volte tanti utilizzano sulla pesca leggera, sul beach leggering, sulle peschette molto light, alla ricerca di aguglie, di lecce, e quando in punta devono esserci delle esche sempre mobili che si devono muovere, devono vibrare, devono creare delle vibrazioni, è consigliabile invece utilizzare un accessorio tipo la kicker. Noi qua, il classico pesca romana si utilizzava molto perlina, perlina, perlina,
ne farò un tutorial, che tende invece a far caricare il bracciolo e nel momento in cui ti fermi farlo riscaricare. È ovvio che se invece lo recuperi per 100 metri ti si ingroviglia. Quello si fa in questo modo: carico, mi fermo e il bracciolo si riscarica, carico, mi fermo, il bracciolo si riscarica, do più movimento all'esca. Allora, Marco, Paolo, dimmi se sapevi di questa cosa e se sono stato abbastanza esaustivo. Allora, messaggio lungo che mi copre. L'altro giorno ero al porto, mi sono imbattuto su un pescatore che lanciava della pastura con una fionda a circa 30-40 metri dagli scogli. Fin qui tutto normale, ma appena ho visto cosa utilizzava sia come pastura che come esca, mi sono ricreduto. Dopo che ha iniziato a prendere qualche pesciotto, utilizzava pan bauletto bagnato con acqua di mare e con parmigiano. Tu cosa ne pensi di questo tipo di esca? E che ne penso? Penso che se molto probabilmente stava pescando a cefali, a sugheri, a occhiate, è una delle esche più antiche che esistono. Poi alla fine noi, i pescatori di porto, da galleggiante, di cefali, vengono tutti da pane e formaggio. Poi c'è chi utilizza il pane il giorno prima, c'è chi compra il pamboletto perché è più morbido e quindi viene gommoso, c'è chi utilizza un formaggio, c'è chi ci mette un po' di aglio, c'è chi utilizza un tipo di formaggio e chi un altro, però il pane e formaggio è alla base di qualunque tipo di pastura da mare. Io ho avuto una fabbrica di pasture insieme al mio socio Graziano, si chiamava Pasture Italiane, e lo sapete quali sono gli ingredienti che scaricavamo di più? Il pane, la fetta biscottata, andavamo a caricare dalla Gentilini tutti i scarti dei biscotti per quelle da lago, e il formaggio, che era il prodotto più caro. E quelli erano i tre prodotti che scaricavamo di più, a bancali. Poi lo macinavamo, pane secco, pane vari colorati, pane francese e cavoli vari. Però quella è la base, pane e formaggio sono alla base di tutte le pasture da mare, tutte. Poi c'è la farina di pesce da aggiungerci. Marco Di Liberto, ciao Andrea, buona domenica anche a te. Anzi ragazzi, ma che state facendo? State a casa, sì? Com'è il tempo da voi? Ti seguo già, mi basta le domande e le tue risposte che comunichi per sapere di più. Bello, da Marco Di Liberto Palermo, grazie, grazie mille Marco. Che belle queste cose. Grazie Andrea, risposta molto esaustiva anche stavolta. Grazie a te Rosario per la tua domanda, grazie mille. Buon pomeriggio, ho sempre un problema negli travi, precisamente i ami. Puoi essere più specifico, Ali? Che problema hai? Ah, ragazzi, io a queste domande non rispondo. Ho un mulinello self della Trabucco, dopo 3 volte è stato utilizzato e fa rumore nel guidafilo, come posso risolvere? Allora, innanzitutto sicuramente è solamente acqua e il guidafilo all'interno al cuscinetto, è ingrippato, è da cambiare. Il rumore se fa rumore è il cuscinetto. Però comunemente non rispondo, no, per maleducazione, perché non essendo prodotto che vendo io, non è prodotto che... mio, preferisco astenermi, poi specialmente quando mi chiedete consigli su una marca e sull'altra. Però questo te lo dico, un cuscinetto, guidafilo è la parte del mulinello che prende più acqua in fase di recupero, perché il filo passa lì. Nel mio videocorso spiego tutto sul mulinello, come mantenerlo, come manutenzionarlo anche. No, non ce l'ho adesso in galleggianti da Corregoni. Al momento non ce l'ho, Johnny. Paolo Pagliarini, prendi il picchetto e tripode con asticella e risolvi. Con chi ce l'hai, Paolo? Ho saltato qualche domanda? Grazie Andrea, risposta molto esaustiva anche stavolta. Mi è arrivata l'X-Carbon 170, non vedo l'ora di provarla in pesca. Mandaci le foto, mi raccomando. Grazie. Sto cercando una buona canna da feeder mare lunga 3,90,
Grammatura 60. Sai che qualcosa potrei avere, Angelo? Dopo scrivi su Messenger. Ah no, tu stai su YouTube? Ok, scrivi su WhatsApp. Ti faccio scorrere qui sotto intanto. Ok. WhatsApp è il numero e come memorizzare. Tra poco ci andiamo a fare sto mini trave, eh? Allora, sì, in effetti lo metto a metà lo Starlight. Buon consiglio spostarlo più verso la punta o sotto. Ottimo, ti ringrazio Andrea. Ti do un altro consiglio, Michele. È usa e getta, ma ci sono gli Starlight a click che si agganciano direttamente sulla vetta, che sono fenomenali. Quelli li accendi e li incastri. E poi quando è finito li butti nel secchio, ovviamente. Ma io lo so che non butti le cose per terra, però io lo dico a tutti. Come funziona il cosiddetto ascensore al posto dello Starlight sul cimino? Allora, l'ascensore cos'è? L'ascensore è un accessorio che... adesso ragazzi, vi pubblico il video che ha fatto il nostro pro staff, dopo di questa diretta, il nostro pro staff Giacomo Napoli, che tra l'altro l'ho visto qui, lo saluto. Di come funziona l'astina segnalatore da boccata. Ve lo pubblico, mi sono scordato a pubblicarlo. L'ascensore cos'è? È un peso che si mette sul filo del primo anello della canna. Filo del primo anello della canna. Qua, facciamo così. Questo è il filo. La prima canna che mi è capitata. Quindi il filo passa negli anelli della canna, dopo il primo anello, qua, canna aperta, dopo il primo anello agganci l'ascensore che porterà giù il filo e creerà una V tra il primo e il secondo anello, che cascherà su per giù all'altezza del mulinello qui davanti perché hai la canna in pesca e creerà una V. Questo qui non è altro che una zavorra, non è altro che una zavorra appesa sul filo che praticamente sale quando il pesce mangia, perché il pesce mangia, porta via il filo e anziché piegare la punta della canna tira su questo ascensore e tu lo vedi di notte questa lucetta che sale ed è comoda anche quando si fa una pesca a mormore, che sono pesci che comunemente tendono a spiombare, se sono abbastanza grandi la mormora non parte, viene verso riva, quindi allenta il filo e quindi questo ascensore che sta appeso sul filo, che fa? Allentando il filo scende, 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 quindi vedi questa lucetta che va giù anziché andare su, ma è sempre comunque una mangiata, perché c'è pesce che ha mangiato e sta venendo verso riva. L'ascensore è un segnalatore da boccata che ti evita di stare col collo girato verso l'alto e guardare la punta e ti segnala la mangiata in base al movimento, per quello si chiama ascensore, va su e giù. Se tiri il filo verso mare va su, se lo lasci viene verso giù e quindi tiene sempre in tiro il filo. Va scelto, va relazionato in base alla grammatura che si utilizza in pesca. Se stai pescando 20-30 grammi, no ascensore, perché vuol dire che da 50-60 grammi, no ascensore, vuol dire che sei a beach leggering, sei molto leggero, hai una canna con una punta molto sensibile, quindi lì devi utilizzare la vetta. Se sei distante, con i 100-125, metti un ascensore sul filo, metti 50-60 grammi, quasi la metà del piombo che è in acqua, e deve stare fermo. Se non ce la fai, sale, 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 continua a salire, vuol dire che è poco piombo, piano piano lo aumenti. Se ne aumenti troppo, vuol dire che invece hai troppo vento, e quindi l'ascensore non serve più a nulla, perché vuol dire che stai sovraccaricando il filo. Quindi anche l'ascensore non è detto che si può utilizzare in tutte le situazioni. Comunemente si utilizza a mare calmo, in assenza di vento, perché poi con mare mosso e vento diventi scemo, non sai mai se mangia o non mangia, e poi cambia la pescata. Allora, andiamo avanti. Il maestro di lanci, puoi ripetere il nome, grazie. Paolo Fiorenzano, ce l'hai qui, ti ho messo il link. Dove posso venire a prendere del materiale da pesca?
mi servono gli Starlight a batteria ricaricabili. Allora, io non vendo più al pubblico, spediamo, quindi puoi fare un ordine dal sito ed eventualmente possiamo decidere un punto di ritiro se vuoi risparmiare la spedizione. Intanto ti dico dove stanno gli Starlight, ti sto mettendo il link. Ecco qui. Sono tutti gli Starlight della Lampo Gamma, eccola qua. Ci sono i kit, tutti gli Starlight, grandi, piccoli, batterie di ricambio e la famosa pennetta USB per ricaricare anche le batterie degli Starlight. Quindi cliccando qua sul Lampo Gamma mi prendo il link per marca e ti metto e ti allego direttamente il link della marca Lampo Gamma. Clicchi qua e trovi tutti i prodotti della Lampo Gamma. Ciao Andrea, il trave deve essere di misura uguale allo shock o il trave posso metterlo leggermente più piccolo? Puoi metterlo leggermente più piccolo se stai utilizzando uno shock leader conico come di quelli comunemente che si trovano in commercio, che ti faccio un esempio, 2357. Se poi il trave, innanzitutto il trave lo scegliamo in relazione al piombo che stiamo lanciando, quindi se noi andiamo a lanciare un 130 grammi, un 4 once e mezzo, e con 130 grammi li lanciamo benissimo con uno 0,45, con uno 0,50, ma hai uno shock che finisce a 57, nessun problema, mettiamo lo 0,50 e peschiamo, però scegliamo innanzitutto il trave in relazione al piombo e poi in relazione alla canna sul quale andiamo a montarlo. Quindi se siamo su una surf casting montata con trave con uno shock leader 23,57, vuol dire che abbiamo una canna in mano da 150 grammi e a sua volta ci metteremo dei travi con dei piombi che vanno dai 100 ai 150 grammi, rapporteremo il trave, la grammatura alla canna e vedrai che poi alla fine, se rapporteremo trave e grammatura alla canna, anche lo shock leader, diametro dello shock leader con il diametro del trave che hai costruito sarà lì rapportato. Non andrai a lanciare i travi da pitch legging fatti con lo 0,28 incollato che su una canna che poi magari è sorda, non segnala, è troppo dura in relazione a quella grammatura, a quel piombo che ci va a lanciare, perché se metto uno 0,30 poi vuol dire che ci devo mettere in piombo non superiore ai 100 grammi e allora lo sto utilizzando con una canna che è troppo dura e 100 grammi mi spiombano, non mi sta mai in pesca. Quindi non dobbiamo rapportare solamente trave a shock leader ma anche sull'assetto che stiamo utilizzando per quanto riguarda canna, la parte iniziale, e piombo, la parte finale. A metà abbiamo shock, trave, piombo di qua, canna di qua, tutto deve essere rapportato. Però ti ripeto, se hai il famoso 23-57, sì, puoi fare il trave del 50, puoi fare il trave del 45, che poi non serve a nulla, perché tanto metti il 45, metti il 50, non perdi metri, quindi vai col 50. Se hai il trave, lo shock leader mio, quello da beach, 16-37, puoi mettere il trave del 30, certo, lo puoi fare, ma quella è la distanza, la differenza. Alessia, ragazzi, Alessia è colei che vi risponde su tutti i messaggi Messenger e WhatsApp, che è quella che ha deciso di diventare scema dietro ai vostri messaggi quando io ho deciso di cercare chi potesse, avesse voglia di diventare scema dietro ai messaggi. Però guardate che bella foto del profilo che ha. Ha un solo in mano. Consigli sui lanci a surf, abbiamo già vista. Ciao, ciao, ciao. Mitico Fiorentino. Ciao, Fiore. Fiorentino, grazie. Fiorentino mi ha ospitato 2 settimane fa con mio figlio giù a Formia e Christian è stato benissimo, vuole ritornarci. Quindi preparati. La prima volta che vi seguo. Siete veramente fortissimi, spiegazioni semplicissime, complimenti, grazie mille. Una domanda al mitico Paolo, ho avuto la fortuna di vincere una giornata di corso con te, puoi far venire anche Andrea, testiamo anche dal vivo le sue doti? Aspetta, faccio uno screenshot e lo mando a Paolo.
Aspetta. Tac. Ho inviato lo screenshot a Paolo. Torniamo a noi. Shock Leader 22:57. Amo 4. Esca granchio vivo. Parte la frizione, recupero e trovo lo shock tranciato e morsicato in più parti. Mi dicono serra 100%, ma non ha attaccato l'esca, giusto? Giusto. Giusto. Sì. Sì. Se ce ne sono, quelli viaggiano, passa il filo tra la bocca, tranciano tutto. Ce ne sono. E non c'entra niente l'esca, non c'entra proprio nulla. Anzi, il filo in tiro spesso sentono delle vibrazioni, gli danno proprio addosso. Capita spesso, ti dico 100%, no, io non lo dico mai, ma 99% serra. Ragazzi, andate sulla pagina tra poco di Paolo Fiorenzano e fategli tutte queste domande. Iscrivetevi al suo canale YouTube, iscrivetevi, seguite la pagina e fategli tutte le domande che volete, perché lui risponde e la sua risposta è Bibbia nei lanci di surfcasting, e scrivete sotto i suoi video, vi risponde. Che grandezza l'amo per orate? L'amo per orata lo scegliamo in relazione innanzitutto a con quale esca vogliamo andare ad insidiare l'orata. Andiamo ad insidiare l'orata con l'arenicola? Perché noi l'abbiamo fatto, si fa, si utilizza qui a Ostia l'arenicola. E allora andrò a utilizzare degli ami del 6, un bic neanche troppo potente. Vado a insidiare l'orata col granchio? Allora prenderò un amo del 2, perché vado a rapportare l'amo all'esca e l'esca all'orata, al pesce. Vado ad insidiare l'orata con il cannolicchio, con la cozza, prenderò un altro back, sì, magari non piccolo come quello dell'arenicola, prenderò un 4, che si nasconde bene, un 2, dentro una cozza, o prenderò, sì, un 2 ami del 4 da mettere all'interno del cannolicchio. Quindi, ami potenti, la forma è back, si chiama, la misura la andiamo a scegliere in relazione all'esca che dobbiamo innescare, e l'esca che dobbiamo innescare potrebbe essere il cannolicchio, potrebbe essere il granchio, potrebbe essere la cozza, potrebbe essere l'arenicola, il bibbio, l'americano. Ciao Andrea, ho finito gli ami JBUX 7619, sono fenomenali, comprati da te quando avevi nel negozio, come posso fare? Gli ordini, ordinali, tranquillo, sul sito, poi te li faccio avere qui al vecchio negozio di mio padre, da qualche parte. Ordinali e metti ritiro punto vendita. Ci sono i 7619, credo, ancora. Che muniello mi consigli sotto una canna da 4 metri? Mundo, la tua domanda è troppo generica, io ho bisogno di più informazioni. Una canna da 4 metri, per che tipo di pesca? Che grammatura lancia? Se mi vuoi dire la marca, il modello, vediamo di poterti dare una risposta. Grazie Andrea, come sempre risposta esaustiva, grazie mille a voi, perfetto Andrea, grazie, grazie a te. Come sono? 16:30, ragazzi, è ora. È ora. Siete pronti? Lo volete vedere sto tutorial? Salutami Gri. Ah, bello, bello di papà. Mi ha appena scritto Cristian, mi ha detto papà ho fatto i compiti, perché siamo d'accordo che deve fare 5 pagine al giorno. Vedo un attimo, sto vedendo se c'è qualche domanda importante e poi andiamo con questo tutorial. Per imparare da zero, che video mi consigli? Di dove sei Nicola? Per imparare da zero, Nicola, è quasi online il mio corso. È un videocorso che si chiama Surfcasting Beginner e il sottotitolo è Per chi non ha mai pescato. Poi c'è tanta roba. Seguimi su questa pagina Facebook, seguimi un po' dappertutto perché devo farti vedere
Oh, perfetto, guardate un po'. Bello. Ragazzi, se mi metto qua... Paolo Pagliarini dice, dai il... con il tutorial, poi mandami il link che lo pubblico sulla mia pagina. Ok. Come si lega un amo a paletta e che nodo usiamo? Federico, qua, anziché risponderti, ti allego un mio video. Ok? Che è tre nodi essenziali per la mia paletta. Allego questo e andiamo, eh? Lo styler Dyson è wrap. Ok. Qui ti metto il link. Tre nodi essenziali per ami a paletta. Siete pronti, ragazzi? Facciamoci questo tutorial. Faremo questo. Mini trave realizzato con cavetto d'acciaio 70 libbre utilizzando cavetto, perline in acciaio inox, e poi vi spiegherò man mano che lo costruiamo perché in acciaio inox, girella, girella con moschettone, termorestringenti di due misure, pinzetta mitica, la mia pinzettina a becchi tondi, e un accendino sperando che ci sia ancora gas, perché prima già stava finendo prima. Allora, mi metto qua, mi date l'ok? Si vede, vero? Che io non sto guardando, lo vedo poco la telecamera adesso, però mi pare di capire che si intuisce. Fatemi levare l'orologio che mi dà fastidio. Mi date l'ok da qui? Vado, vero? Mi sembra di capire che... Se mi metto qua... Perfetto. Ok, facciamoci questo mini trave. Ah, prima di farlo, vi faccio vedere una cosa. Lo trovate qui, negli ultimi 100 prodotti del sito. Share screen. Andate sul sito. Ok, andate sul sito, cliccate su ultimi 100 prodotti. E l'ultimo prodotto inserito lo trovate qua. Ho inserito il kit. Questa è tutta la roba che state guardando sul banco. Viene 22€ e ce ne fate 10 di mini travi e c'è tutto il materiale, compresa la pinzetta, e tra poco qui ci sarà il video caricato, che è quello che stavo facendo adesso, che poi lo taglio e lo metto qui sotto la scheda. Vi metto il link, copia, incolla e poi parto. Copia, incolla, andiamo. Partiamo, cavetto d'acciaio 70 libbre, fatemi levare, via. Cavetto d'acciaio 70 libbre, ne tagliamo una trentina di centimetri. Avremo bisogno, fatemi tagliare queste forbici, l'ho distrutte. Ok, crimp che trovate nel kit, devono essere più precisi possibili i crimp, più precisi possibili. Precisi vuol dire che quando inserite l'acciaio all'interno del crimp due volte, non deve rimanere molto spazio, deve essere abbastanza preciso. Mi alzo, ragazzi, aspettate un attimo che ho le mani sudate. Ok, fatemi asciugare le mani perché se no mi scivola con l'acciaio, mi scivola tra le polpastrelle. Spalle. Ok, ci sono. Vediamo l'anello. Ok. Facciamo il capocorda. Inseriamo un crimp all'interno dell'acciaio.
prendiamo una girella con moschettone della misura 3 del modello Rolling, apriamo il moschettone e scomponiamo. Via moschettone, via girella, due pezzi. Ora passiamo la girella, il filo all'interno della girella, lo pieghiamo, lo andiamo a viziare in modo che rimanga piegato e inseriamo il cavetto d'acciaio all'interno del crimp. Avviciniamo il crimp più possibile alla girella. Ecco qua. Con la nostra pinzetta andiamo a creare due crimpate a croce. Quindi una orizzontale, mezzo giro, una verticale. Una verso l'esterno, mezzo giro, una verso l'interno. Crimp in questo modo non si muove. Adesso prendiamo un pezzettino di termorestringente della misura 1,6, quello più sottile che trovate nel kit. Trovate due misure, l'1,6 e il 3,2. Il termorestringente è quello che restringe di 3 a 1, quindi restringe molto di più dei classici, non della metà, di più. E ne tagliamo un pezzetto che ipoteticamente deve andare a coprire dal crimp a... dopo il baffetto, un centimetro dopo il baffetto. Ce lo mettiamo a fianco, vediamo quanto ce ne serve e lo tagliamo. Inseriamo all'interno, facciamo salire, passiamo il baffetto all'interno e cerchiamo anche di farlo leggermente salire sopra il crimp. Eccolo qui, guardate, è proprio il suo, va a cavallo. Questi tutti accessori scelti precisi, non dovete neanche andare in giro sul sito a cercare. Ora andiamo a chiudere. Perché il restringimento 3 a 1? Perché si deve restringere fino al diametro di questo cavetto d'acciaio sottile, altrimenti rimarrebbe aperto. Abbiamo ristretto il nostro termorestringente che va a salire anche su mezzo crimp, così non si muove. Ci siete? Mi date un check? Se posso andare avanti, è tutto chiaro? Ok, ottima inquadratura, mi scrivono. Ora prendiamo il termorestringente un po' più grande, quello da 3,2, e andiamo a tagliare un pezzo di termorestringente che vada a salire dal corpo della girella a coprire almeno metà del termorestringente che abbiamo messo più sottile. Quindi ce lo mettiamo a fianco e andiamo a tagliare quello che ci serve. Entriamo da sotto, facciamo scavallare sopra, andiamo ad inserire la girella dentro, come vi ho già detto è tutto scelto in modo preciso, la girella va para dentro e rimane fuori solamente l'occhiello della girella. Qua adesso ancora gli diamo ancora l'accendino. Speriamo che tiene sto gas per l'ultima parte. E quindi il restringimento 3 a 1 ci garantisce che anche il termorestringente, quello grande, nonostante molto grande, nel momento in cui lo andiamo a restringere, restringe bene sul diametro del termorestringente più sottile che abbiamo inserito sotto. Ora creiamo il nostro joint. Le perline in acciaio inox, quelle piccoline che trovate nella sezione dei tembin, queste sono in acciaio. Perché in acciaio? Perché adesso te lo spiego perché in acciaio. Inseriamo una perlina
inseriamo una girella. In questo caso ho scelto una crane, che sono girelle un po' più potenti delle classiche rolling e leggermente più grandi, una misura 8. Qui stiamo parlando di mini travetto, quindi una girellina adeguata anche come grandezza, perché potremmo anche metterci un bracciolo del 30, del 35, se andiamo a fare una pesca importante. Perlina, perlina, snodo creato. Girella su perline in acciaio inox. Ora andiamo a prendere un altro pezzettino di termorestringente, un po' più lungo, diciamo una decina di centimetri. Lo inseriamo all'interno, sì, inseriamo all'interno il cavetto, lo mandiamo a battuta delle perline, andiamo a prendere l'altro crimp, lo mettiamo a battuta del termorestringente. Qui dobbiamo lavorare un po' bene, eh? Ok, guardate, cerchiamo di inserirlo leggermente dentro il termo, che vi ricordate è paro, è preciso, eccolo qui, l'abbiamo incastrato per metà all'interno del termorestringente. Adesso qui dobbiamo andare a piegare il nostro acciaio, lo andiamo a viziare a un centimetro dal crimp, un centimetro e mezzo. Lo andiamo a viziare e abbiamo questa, adesso questa cosa qui, termo estringente sopra, girellina, perlina, perlina, termo a battuta delle perline, crimpetto e acciaio viziato, sto viziato. Ora andiamo a tagliare il nostro acciaio 2 centimetri dopo. Prendiamo l'altezza del crimp, andiamo 2 centimetri dopo, lo tagliamo qua. Ok, però adesso ho fatto una cavolata, l'ho un po' distrutto con queste forbici, aspettate un attimo che devo prendere una forbice che me lo taglia bene. Sono qua, Vediamo un po'. Molto meglio, molto meglio. Il moschettone lo mettiamo dopo, tanto questo si apre, non lo devo inserire adesso, non è una girella. Ok, adesso vado a prendere l'acciaio, lo inserisco dentro al crimp e mi aiuto con la pinzetta a farlo andare giù. L'importante è che tengo sempre il termorestringente a battuta delle perline, altrimenti lascio troppo spazio. Quindi tengo il termorestringente giù e inserisco l'acciaio all'interno del crimp. Eccolo qua, guardate un po'. Ora vado a crimpare tenendo sempre il termo a battuta sulle perline. Stessa modalità, crimpo, giro di 90 gradi, crimpo, scaldo. Andiamo a restringere il nostro termo.
perline d'acciaio, perché? Perché altrimenti con un'altra perlina l'avremmo già bruciata. Ecco perché mi raccomando sulla perlina d'acciaio, perché comunque andiamo con il calore. Olè, guardate un po', piace? Adesso prendiamo un altro pezzetto di termorestringente, quello grande, inseriamo il moschettone all'interno dell'asola che abbiamo creato, chiudiamo, mi metto il mini travetto a terra, prendo il mio termorestringente e me ne taglio un pezzo lungo quanto dall'occhiello del moschettone a salire almeno 2 cm sul termorestringente più sottile. Ci siamo, eh? Diciamo che così è soddisfacente. Bene, ora riapro il moschettone, lo tolgo, inserisco il termorestringente sul mini trave, riaggancio il moschettone e mando giù il mio termo fino ad arrivare all'occhiello del moschettone. Fuoco. Diamo fuoco. Dai, non mi abbandonare adesso. Olè. Voilà. Mamma mia, ragazzi, sembrano fatti in serie. Mini travetto inox, soft inox l'abbiamo chiamato, pronto. Girella capocorda totalmente inguainata, acciaio inguainato, perline in acciaio con girellina un po' più grande, crane scendendo giù. Termorestringente, termorestringente, moschettone per l'aggancio del piombo. Ci siamo? Tiro su. Tac. Questo è il nuovo tutorial. Mini travetto soft inox. Abbiamo 70 libbre di carico. Gli accessori per realizzarli li trovate tutti nel link che vi ho messo qui sopra. L'ho messo il link? Perfetto, sì, l'ho messo. E realizzarlo, semplice, no? Semplicissimo. Consiglio che vi do, se dovete farlo, trovate i prodotti in quel link, ma soprattutto li trovate scelti in modo preciso. Nel senso, avete visto quanto è importante scegliere il crimp dove il termoestringente ci sale sopra perché ci si incastra, la perlina in acciaio della grandezza giusta, cioè tutte queste piccolezze, e comunque io avendo le qua le provo e dico sì, questo è quello giusto, questo è il termo giusto, questa è la perlina giusta, andiamo così. Potete pure farvelo scegliendo prodotti da soli sul sito, ma penso di avervi semplificato anche le cose, insomma. Mini travetto potente, eh? Potente, morbido, potente. A questo punto la nostra diretta è finita. Eh sì, è finita. La nostra diretta è finita. Io vedo se c'è qualche altra domanda, ma vi sto salutando. Mi rimetto l'orologio. Mi controllo qui se c'è qualcosa di importante al quale devo rispondere e non mi pare. Io con questo tempo preferisco venire qui a fare la diretta. Va bene, ragazzi. Emanuele, certo che è buono per orate. Dove stai? Mi sono perso Emanuele. È certo che è buono per orate, come no? Per esempio, quando dico mini orata, mini travetto, bracciolo a 2 metri, questo o quello rigido, ma comunque va benissimo. Grande Andrea, vista la manualità che hai nel realizzare questi travetti, si evidenzia l'enorme passione che hai. Ma fantastico, grazie mille. A me piace, sì, è vero,
è molta passione. Nel kit c'è uno di questi compreso all'interno, quindi 22 euro avete la pinzetta, l'acciaio, le girelle, il termo restringente da 1,6 nero, quello che restringe 3:1, il termo restringente da 3,2 nero, quello che restringe 3:1, due buste di crimp, non una, perché con due riuscite a fare 10 mini travi, una busta di girelle con moschettone e un mini travetto pronto a 22 euro. Quindi poca spesa, tanto divertimento. Grazie mille, interessante, grazie, però scarica la tensione del filo in recupero. C'è la girella, Emanuele, c'è la girella qua, scarica qua. Qua scarica la tensione del filo e qua scarica la tensione del bracciolo. Ragazzi, io vi saluto, è stata una diretta improvvisata. Ah, ci sono anche le perline, 22 euro in acciaio. Vi saluto, vi do... Ciao, a differenza dei mini travi con filo in acciaio inox, questo è proprio creato. Quanto resiste alla ruggine nel tempo? Resiste alla ruggine perché acciaio. Resiste come gli altri, specialmente perché le perline sono inox, la girella è la stessa, moschettone sotto, girella sopra è la stessa, resiste come gli altri. Raga, siamo andati anche oltre, sono le 5:05, io sono partito con 15 minuti di ritardo e abbiamo finito con 15 minuti in più. Grazie per essere stati con me, è stata una domenica alternativa dalle ultime domeniche che ho passato, ma sono stato benissimo. Ciao Alessia! Vi lascio con i saluti di Alessia. Domani bombardatela di messaggi. Ciao!